Bene, buonasera a tutti, grazie Maurizio per continuare questa esperienza annuale. Effettivamente negli ultimi 20 anni abbiamo contribuito a fare qualche cosina a livello paese, anche se forse lo storytelling italiano non è sempre dei migliori. Ci piace un po' lamentarci e questo un po' ci dispiace perché qualche cosa di buono abbiamo fatto. Il consorzio CB di cui ho l'onore di dirigere questa struttura ha in effetti la gestione di servizi che per il sistema finanziario italiano hanno contribuito enormemente alla digitalizzazione non soltanto tra le banche ma tra le imprese. Oggi, tanto per citarne uno, il corporate banking interbancario utilizzato da circa 3 milioni di imprese italiane, e se vogliamo possiamo anche definire che questo servizio è un po' l'antesignano dell'open banking italiano. Noi ci siamo inventati 20 anni fa il PISP e l'AISP nella banca proponente e l'account service payment service provider, che cioè la banca che segue il pagamento, non è altro che la banca passiva in un modello che avevamo già costruito in maniera visionaria. Quindi questo negli ultimi 20 anni, dopo il CB, ma poi anche il servizio CBIL per i pagamenti Pago PA e poi il servizio Analytics e ovviamente tutto un percorso evolutivo che ha visto poi l'arrivo con la nascita della PSD2, un obbligo per gli intermediari evidentemente di mettere anche a fattor comune in ambito collaborativo gli sforzi infrastrutturali. Due battute sul fatto e soprattutto su dove questa PSD2 si colloca. Abbiamo già sentito diverse volte globalizzazione, digitalizzazione e regolamentazione. Tutti questi tre driver stanno ridisegnando lo spazio economico nel quale si stanno evidentemente sgretolando tutte le barriere alle quali noi abbiamo sempre attribuito i vari segmenti produttivi, le TLC, il banking and finance, i servizi, quindi ognuno nel proprio comparto. Ovviamente tutto questo oggi con la digitalizzazione e con questa globalizzazione, con l'avvento di nuove norme, sta sparigliando le carte. In questo contesto la Payment Service Directive 2 che cosa sta effettivamente facendo? Sta proprio entrando in un ambito che in qualche modo era tipicamente un ambito finanziario e ha per la prima volta introdotto la segmentazione della filiera produttiva, quindi aprendo le casseforti informative delle banche e dando l'opportunità a soggetti diversi dalle banche di poter competere, perché l'obiettivo iniziale era quello di dire: bene, care banche, siccome ci sono soggetti diversi dalle banche, regoliamo questo fenomeno e individuiamo in questi fenomeni. Allora Sofort in qualche modo veniva presa a riferimento perché l'attività di screen scraping non era certamente quella gradita dal mondo finanziario, quindi la PSD2 per consentire con l'open banking una nuova competizione e soprattutto porre al centro il cliente, che è il vero possessore dei dati, quindi si sancisce per la prima volta questo fenomeno. Da qui l'esigenza evidentemente di dire: beh, che cosa fa il sistema finanziario? Il consorzio ha dato la possibilità a tutte le banche, oggi sono 428 nel consorzio, di sviluppare insieme una piattaforma di open banking, ma soprattutto una piattaforma di compliance CBA Globe, proprio per intanto abbattere di circa il 40% dei costi di sviluppo, di adeguamento delle banche, ma soprattutto di facilitare il fenomeno di interconnessione tra le cosiddette banche di radicamento di conto, soggetti all'obbligo di PSD2, e le cosiddette terze parti, quindi PISP e AISP, che debbono colloquiare e che possono colloquiare con le banche. Dal 1 giugno noi siamo in produzione, quindi per noi la data l'abbiamo anticipata, quindi vi posso già dire che 12 PISP e AISP hanno fatto operatività con la piattaforma, 6 PISP e AISP italiane e le altre 6 tra America, Gran Bretagna, Canada, Francia, e quindi qualcuna si sta affacciando. Non abbiamo visto un grande numero di soggetti diversi. Quello che è evidente è il grande
passaggio avverrà sicuramente dal 14 settembre. Noi tuttavia quello che vediamo e che comunque osserviamo è che una normativa che voleva in qualche modo favorire la competizione ha certamente determinato forse esternalità, non sappiamo ancora dire se positive o negative, perché certamente non sono molti questi soggetti che stanno bussando alle porte delle banche, forse saranno molti e concentrati gli over the top che con grande semplicità potranno evidentemente entrare anche in questo ambito. Ora la norma però deve giocare un altro ruolo importante, perché se è stato sancito che per l'open banking è il cliente il titolare dell'informazione di conto corrente, questo non è vero per esempio nei dati della pubblica amministrazione. Quindi anche, tanto per dire, come la pubblica amministrazione e gli open data delle PA, perché una carta di credito i dati di una carta sono del cliente, mentre i dati del cittadino non sono del cittadino. Quindi l'autorizzazione dei dati ovviamente connessi alle mie identità le può autorizzare soltanto una pubblica amministrazione. Allora anche favorire un ecosistema di norme e anche di infrastrutture aiuta anche a sviluppare business conseguente. Concludo anche con una considerazione, visto dove siamo. L'accesso a servizi di pagamento e più in generale di digitalizzazione sono certamente connessi anche alle infrastrutture di fruibilità. Oggi soltanto una città in Italia è sotto 5G e moltissime aree italiane ancora non sono coperte. Allora questo non è irrilevante anche per l'espansione dei servizi digitali di pagamento e più in generale dell'e-commerce, per cui questo credo sia un tema assolutamente da tenere in considerazione. L'altro aspetto è evidentemente un tema di sicurezza, che non è più un tema di sicurezza delle infrastrutture quanto della educazione collegata ai comportamenti. Grazie, Lina. Prego. Grazie, Lina.